Allora, prima di dare inizio alla nostra presentazione, Elisabetta ha deciso di praticamente girare i profitti per un'opera di beneficenza, ma è una cosa grande, che può commuovere tutti, è per la ricerca, per cui chi comprerà il libro sa di fare una cosa gradita a se stessa perché lo leggerà, a Elisabetta perché l'ha scritto e a qualche, diciamo, destinatario che riceverà, ci auguriamo, un certo beneficio. Quindi noi vi passo Elisabetta e vi darò il segno del via appena inizieremo. Allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per essere venuti, vi vedo numerosi e sono veramente commossa. Poi volevo presentare le persone che sono al tavolo con me. Allora, a cominciare dall'estrema sinistra c'è Luciana Basile, architetto, scrittrice e poetessa. Accanto a me c'è Anna Maria Bonomi, insegnante, fa parte del Circolo Poeti al Caffè, di cui io sono vicepresidente. Anzi, a tal proposito vi volevo comunicare che non c'è la presidente, il magistrato, la dottoressa Ida Pugliosi Bronzini, perché il marito non si sente bene. Rosa Simonelli, forse la conoscete tutti, è la ineguagliabile regista di ogni evento che si svolge nell'ambito della poesia. E poi c'è una lettrice che è Raffaella De Bellis, che io ho già conosciuto e quindi immagino che ci presenta la poetessa, ci presenta l'Accademia della Rosa, che ringrazio. È venuto così, secondo i nostri accordi. Inizierà a parlarvi di questo libro e di Elisabetta la nostra Luciana Basile. Va bene così?